Macchine, barche, villa Portofino. Oh, si tratta bene. No, debiti dal mia ex moglie. Ho capito, va Ma bene. Chi li paga? Ah, certo, cioè non è carina come cosa. Quindi lei è separato e sua moglie le leva tutti i soldi. E li spende per i motivi più idioti. Mia moglie d'estate con i soldi miei fa dei viaggi in Oriente per ritrovare se stessa. Quindi lei ritrova se stessa, io non trovo più i soldi miei. Però non mi sembra il caso di agitarsi in questo modo, no? Oltretutto ho detto, ma se per ritrovare te stessa devi fare tutti questi viaggi, ma non ti viene il dubbio che te stessa da te non se va a far trovare? Vabbè, ma non c'è bisogno di fare così. Su, lei comunque è un super playboy, cioè si vede, no? Avrà avuto tante avventure. Anni fa conobbi una pittrice francese, ricchissima, possidente, nobile. Come si chiamava? Marie Claire de Platini de Trezeguet. Olè. Certo, ci stava. La prima sera mi disse, domani vieni in villa a casa mia, facciamo una cena a base di sesso, pittura, ostriche, champagne. Ah. Ci vestiamo tutti come pittori famosi del passato e ci diamo la pazza gioia, sì! È interessante. Infatti c'era chi era vestito da Picasso, chi da Giotto, chi da Cimabue. Lei da cosa si era vestito? Come il pittore che mi ha ripitturato casa. Avevo anche il cappellino con la carta di giornale. Ah, sì? Ah, perché dopo tutti i soldi che mi leva mia moglie, è l'unica carta che mi posso che permettere. Si poteva permettere, certo, ma si è divertito. Si è divertito. Non tanto. No. Perché a un certo punto Picasso, Giotto e Cimabue si sono staccati dal gruppo, hanno cominciato a venire verso di me. Sì? Se sono spogliè. Si sono? Spogliè. Ah. Hanno tirato fuori certi pennelloni. Certi? Pennellon! Ah, i pennellon! Ah, non avevo capito. E lei che cosa ha fatto? L'urlo di Munch! Vada via, Gianluca Lacqua!